Salve popolo di YouTube, bentornati alla nostra serie su Full Trotter. Siamo sempre qui con Cristiano Caliendo. Puntuali stavolta dopo una settimana. Sì, infatti siamo sempre puntuali, insomma. Adesso, tentiamo di essere puntuali adesso, fare un po' di cadenza Giaviamo settimanale. Ok, questo è un episodio un po' così di raccordo, diciamo, insomma, non è un episodio molto denso di eventi. Tu che dici qua? Sì, poi siamo entrati nella, diciamo, terza giga location del gioco, l'esterno della fabbrica di Corley, da cui poi si dipaneranno un po' tutti i vari finali, prefinali del gioco. Qui si trova proprio all'esterno della fabbrica, che ha anche addirittura una sorta di anfiteatro con una specie di destruction derby all'interno, cioè macchine che si scontrano. Sì. E poi vicino c'è anche il covo dei Vulture, che noi l'altra volta abbiamo visto il covo dei Gamefish, non abbiamo visto il covo dei Vulture e neanche quello dei Rottweiler, non ce ne frega. E curiosamente il covo dei Vulture si trova vicino alla fabbrica di Corley, ma sì, la cosa ha un senso perché Maureen, essendo la figlia di Corley, sono abbastanza vicini, quindi diciamo potrebbe essere anche un po'... C'è da dire anche che il covo dei Rottweiler probabilmente non esiste neanche. Il covo dei Rottweiler, degli scimmioni che vanno in giro. Mangiano per strada, probabilmente. Molto probabile. Comunque questa, qui si può sentire subito questo doppiaggio un'altra volta molto italiano, italiota, direi. Abbastanza opinabile come cosa. Sì, qui diciamo, secondo me, è stato proprio cannato in questo caso, perché ci troviamo in un contesto talmente americano. Senti questo che parla in, correggimi se sbaglio, cos'è, romagnolo questo? È emiliano. Un emiliano romagnolo, proprio una via di mezzo, diciamo. Però insomma, c'è da dire che un po' ci sta, nel senso che esistono dei personaggi, no? Da queste parti esistono dei personaggi come sto tizio qui, anche se siamo comunque in un testo completamente diverso. Però in effetti, diciamo che questo doppiaggio in un certo senso ha un suo motivo, diciamo, di esistere. Certo che però ovviamente stride, perché ovviamente non è come Sam & Max, dove in tutto il gioco c'erano accenti italiani. Sì, è vero, alcuni ce li hanno, alcuni no, il poliziotto napoletano qui, questo qui, e poi c'è la giornalista francese. Basta, sì, mi sembra le cadenze. Sì, no, basta. Ma infatti sì, non c'è uno studio, insomma, queste cadenze usate molto, quindi sì, random. Infatti stride un po' la cosa. Sì, secondo me poi, fra l'altro, qui non vorrei dire, insomma, vorrei che mi vengano tutti ad attaccare i fan del gioco, però secondo me questa parte è un pochino, cioè va un pochino a scendere di qualità del gioco, perché la trovo forse un pochino fuori contesto, sai, questo qui che è un personaggio che rutta, che fa queste battute sulle conigliette, tutta questa zona qui un po'... Cioè, siamo abituati più a un contesto serioso, non senza umorismo, ma un poco più serioso. Qui invece è proprio dichiaratamente umoristica, siamo un personaggio uscito da un altro gioco, secondo me. Quindi sì, sembra proprio un personaggio di Sam & Max, in effetti. Però secondo me non è poi così tanto fuori contesto, cioè, alla fine ci può stare. Secondo me è tutta la zona qui che cala un pochino. Comunque vediamo un pochino. Sì, no, ma alla fine sì, diciamo che questa sia siamo entrati in una fase del gioco un pochettino più smorta. Sai, perché poi anche cioè c'era la prima sezione che un po' presentava il mondo, la seconda era sulla moto. Questa qui non è né l'una né l'altra cosa. Qui vorrebbe forse un pochino presentare l'ambiente della... Hai visto un pochino, sai, politico della fabbrica di Corley, sai, queste cose qui, con tutte questo negozio di souvenir che cerca di spillare soldi, eccetera. Ma tu, spiegami una cosa, questa cosa delle conigliette, tu come la interpreti? No? Perché è una cosa cruciale nel gioco, io lo so. Cioè, queste bunnies, come la vedi tu? Cioè, nel senso, come la vedi? Cosa sono? Cioè, no, che cosa cosa mi rappresentano? Perché sì, cosa c'entrano col gioco? Esatto, non è molto... Cioè, qui forse vuole fare le conigliette, sì, magari in riferimento alle conigliette di Playboy, che si associano ai motori, quindi donne e motori, non lo so. Però non è chiarissimo, cioè non riesco a percepire bene il nesso umoristico. Sì, perciò dico che è un po' meno riuscito, perché tutte queste cose forse siamo noi
persone che non le capiscono, o forse solo io, posso non lo so. Fare un giro però e basta. Un po' strano, non lo so. Qua parla proprio del tipo di impegno necessario per le conigliette, sembra che sta parlando di una persona, quindi probabilmente il riferimento comunque è a quello. Però può essere che ci sia comunque un gioco di parole che magari noi ci perdiamo in un certo senso. Può essere, insomma, che magari in originale ci sia un riferimento, non so, magari un modo di dire o qualcosa del genere, e a noi non ci torna. Qui se infatti ci sfugge qualcosa, subito commenti, fate sapere tutto, perché... Può essere. A proposito, ne approfitto un secondo per fare una correzione della puntata, non quella scorsa, ma quella prima ancora. Quando parlavamo di Wing Commander, io mi sono sparato sta cosa di Star Trek, no? Di questo attore di Star Trek doveva esserci assieme a Mark Hamill. Non è assolutamente vero, non c'è nessun attore di Star Trek. Ho avuto un abbaglio. Probabilmente avevo confuso il fatto che ci fosse Malcolm McDowell, quindi ci fosse un altro personaggio con la faccia in un certo senso un po' simile a quella di Mark Hamill. Però insomma non c'entrava niente Star Trek, evidentemente. Ecco, qui parte, diciamo, il forse l'enigma principale di questa sezione. Praticamente serve la batteria della macchina per inserirla dentro e distrarre alla fine questo personaggio che si chiama Horace, credo, ma queste sono reminiscenze dal manuale, quindi non sono sicuro, e prendere le conigliette e poi scopriremo perché servono. Però già questo, secondo me, tanto per cambiare, è un po' un calo nel game design, perché adesso questa conigliette la devi prendere perché contiene una batteria all'interno. Ora potrebbe anche spegnerla e prendere la batteria, cioè un poco più immediato, non lo so. E invece, come vedremo, la porterà sul campo minato che, diciamo, separa il mondo dal covo dei Vulture e la farà esplodere. Allora io mi dico, cioè, scusa, una coniglietta esplode e la batteria resta integra, cioè è una cosa che non ha molto senso. è proprio tirato un po' via. Peccato, non lo so poi se è stato Shepard a farlo. Sì, no, ma evidentemente voleva unire due cose in una, cioè magari forse aveva l'idea di usare la coniglietta come esca per le mine, però contemporaneamente aveva bisogno della batteria, insomma, di dare al giocatore un motivo per tornare indietro. Sì, che poi è in effetti è il modo in cui si crea la stradina poi le conigliette dopo, no? Quindi... Comunque una cosa, scusami, al volo volevo dire una cosa sul doppiaggio, visto che Andrea ha quasi un po' fermato. Ecco, qua dice anche che ci sono le pile incluse. Il doppiatore originale di Ben e Roy Conrad, un attore, un doppiatore soprattutto, che purtroppo è morto e nel 2000, scusa un attimo, te lo dico al volo, forse. Ma quelle magiette. Vabbè, pazienza. Vabbè, intanto, nel 2002, sì. 2002, ok. Nel 2002. E niente, ha questa voce molto così cavernosa, dura, però stando a quello che ho letto su Lucas Delirium, fra l'altro saluto Domenico, Roy Conrad è stato scelto proprio perché non caricava la voce, quindi è stato l'unico fra tutti quelli che hanno fatto il casting che aveva la sua voce proprio così normale. Invece il nostro, sì, è stato proprio sua così. Il doppiatore italiano invece, che è Gabriele Duma, un pochino la carica perché cerca di somigliare a Roy Conrad, quindi c'è questo problema. Diciamo che adesso chi non lo sentirà, insomma chi non ha sentito il doppiaggio originale, posso dire che la voce originale di Ben è veramente abbastanza di defetto, diciamo. Sì, insomma, era molto bella. Da molto l'idea, insomma, sì. Molto bella, insomma. Davvero bella. Senza togliere nulla al doppiatore italiano, che comunque ci mette del suo. Tra dai. L'altro, Full Throttle 2, il sequel che poi non è stato più sviluppato, ne parleremo dopo in seguito. Aveva un trailer con la voce non di Roy Conrad, ma di uno che lo imitava perfettamente, fra l'altro. E quindi già avevano fatto questa sostituzione, evidentemente la Lucas già aveva pensato a come sostituire l'attore. Tutto vero. Ma forse era già morto. Sì, era già morto. No, infatti, è un altro attore che lo imita, ma lo imita benissimo. Cioè, non sembra che non sia lui, capito? Sarebbe carino anche far vedere questo trailer. Che in effetti non l'ho mai visto, adesso che ci penso. Io. Sì, è il trailer gioco. Non ho quello. Ho visto solo delle immagini. Ah, ok. No, ce ne esistono due, molto con immagini simili, però sono due diversi. Comunque, ecco, qui c'è quello che spiegavi prima. Insomma, l'enigma. Insomma, qui laggiù c'è il covo dei Vulture, c'è un campo minato che ci separa, no? Mm-hmm. E quindi facciamo andare questa coniglietta meccanica a suicidarsi. Così, no, fra l'altro vedi come la batteria compare in un punto diverso. Dal nulla. Capito? Cioè, è un pochino forzatina la cosa, secondo me. Qua. Sì, abbastanza. Che poi esplode una coniglietta, non esplode la batteria, che compare in un posto. Cioè, e tutto questo per prendere
più conigliette, perché poi questo è poi l'obiettivo, è prenderne più di una, perché come si è potuto vedere creano una sorta di stradina attraverso il campo, no? Comunque scusami un attimo, però volevo fermarmi un attimo a dire anche che questa ambientazione che vediamo adesso è comunque molto bella secondo me in ogni caso, adesso proprio a prescindere dalla cosa, la locazione, proprio la inquadratura che vediamo, il disegno dello sfondo secondo me è molto bello, con questo cielo rosso e quella fabbrica tutta bella illuminata di gialli, arancione, insomma secondo me è stato fatto un bel lavoro per gli scenari comunque. Sì, è più bella. A parte comunque il design. Decisamente più spoglia questa qui, per esempio. Sì. Cioè questo interno, vabbè che poi non è un interno, però sì. Invece è quell'immagine panoramica è molto bella. Ecco, qui noi c'è questa cosa carina che comandiamo direttamente la macchinina, che fa, insomma, la portiamo dentro in modo da far andare via sto tizio odioso. Sì. Questo enigma ci sta, è tipico da Luca, cioè distrarre una persona per poi avere il negozio libero. Fin qui, d'accordo. E qui facciamo una cosa molto amorale, cioè rubare le coniglie. Sì. Vabbè, lo capirai, questa è tutta spazzatura questa robaccia qui. Con tutti i secondi e terzi significati che ci sono sotto, che noi non cogliamo. Esatto, fra l'altro. Beh, quindi qui ha preso le 12 coniglietti. E qui secondo me c'è proprio la falla del game design di questa scena. Cioè, praticamente, invece che aprire la scatola, magari, e prendere le conigliette e metterle uno a uno sul campo minato, lui le deve prima buttare il pacco a terra, aspettare che si apra, raccoglierle una a una, perché l'interfaccia poi è anche un pochino lenta, quindi non è neanche una cosa immediatissima, e poi rimetterle una a una sul campo. È un giro pazzesco, inutile. Cioè. Ma secondo me, cioè, il fatto che lui è un po' come hai presente quando all'inizio, nella seconda puntata, scassinava un lucchetto e poi buttava il lucchetto per terra. E quindi lui faceva di un'azione che tu, nella tua coscienza, non faresti, ma il personaggio fa. E questa cosa è uguale, perché lui tira per terra questa scatola in modo che tutte le conigliette escano, quando in realtà invece la logica vorrebbe che tu ne usassi una alla volta. Sì, fra l'altro. Quindi praticamente in un certo senso sei tu che lotti, in un certo senso, contro questa psicologia di Ben, che non è logica da un certo punto di vista. Sì, qui diciamo che la cosa un poco più tipica adventure sarebbe stata aprire la scatola all'interno dell'inventario, però questo tipo di inventario non permette alcuna azione all'interno del, cioè è un'interfaccia che non permette di fare azioni nell'inventario, tranne raccogliere ed esaminare, no? Per cui. Ma secondo te non è poi anche possibile che questo sia comunque un enigma? Cioè, nel senso che il fatto che Ben butti per terra la scatola e faccia uscire le conigliette possa attrarre qualcuno in inganno, cioè qualcuno possa dire: ah, guarda, si fa così, lui le fa andare tutti assieme arrivano, poi alla fine si rende conto che non è così e quindi deve rifare tutto da capo. Una falsa pista. Ma sai, quindi guarda, può essere, sì. Diciamo che se tu butti tutte le conigliette perché esplodono, comunque le perdi, tornando nel negozio trovi un altro pacco comparso dal nulla, quindi perché comunque il negoziante non c'è più. Quindi, non lo so, la tua interpretazione può essere anche una soluzione, però sai, cioè questa cosa di prendere 12 oggetti uno alla volta e poi rimetterli uno alla volta, proprio anti-lucasiano, cioè proprio la Lucas è sempre stata molto attenta all'immediatezza, ad evitare giri inutili, no? Qui invece è proprio palese che è noioso un enigma, diciamo la verità, cioè che stai facendo sta cosa continuamente, prendi una cosa. Qua Guybrush, ti ricordi quando sale con i due remi l'albero? Dopo due volte dice ok, ho capito, no? Lo fa automaticamente. Invece qui Ben lo devi fare fino alla fine, comunque devi prendere. Sì, sì. Per dire, insomma, un esempio qualsiasi. Questa sarà la quinta che fa esplodere, o la quarta. Vabbè, comunque ci è arrivato senza spenderne 12. Ecco. Questo è il covo dei Volci, dove c'è appunto il capo di cui parlavamo in un'altra puntata, Suzy. Questa qui, tantinella sovrappresa. È il tizio che ha ucciso mio padre. Simpatica, comunque. Comunque, grande immagine, questa qui con la luce dietro. Sì, anche questa è un po' tirata al risparmio, diciamo. Sì. Anche qui. E qui siamo anche. Stiamo arrivando verso la fine dell'episodio. Comunque qui c'è un enigma tutto incentrato sul dialogo, in un certo senso, che qui dobbiamo riuscire a convincere Maureen, che Maureen ovviamente è convinta che noi siamo noi, che è Ben l'assassino di Corley, di suo padre. E noi dobbiamo convincerla appunto del contrario. Sì, è una struttura d'albero abbastanza semplice, cioè un dialogo
strutturato in modo che tu attraverso una serie di dialoghi, quindi non solo uno, una serie di diramazioni, riesci a trovare quella giusta, che poi fra l'altro è un indizio che aveva dato Corley prima di morire, quindi andiamo a vedere una cosa che possiamo ricordarci già da prima, cioè, il soprannome di Maureen quando era piccola, ecco, questa è sì, la piccola Dynamo, sì. Little Dynamo. Quindi qua deve far finta di insultarla, quando poi in realtà è tutta una scusa per poterle dire questa cosa, se no non riesce a dire lui, perché lei ogni volta che sente una parola da bene dice oh, brutto bastardo, e quindi non lo fa parlare, lo stritola, lo fa, gli fa del male, quindi lui fa tutto un giro per riuscire a dire quello che vuole. È stato riporto. Ecco, qui è riuscito finalmente a dire la verità. Ma sono state quindi adesso prepareranno un piano per diciamo l'alleanza si ricostruisce di nuovo, con le parole sì. E infatti adesso l'episodio adesso sta finendo, come vi dicevo, di raccordo, quindi un po' breve, però comunque nel prossimo episodio vedremo anche il piano attuato e anche un'altra sezione arcade, che in certo senso è la seconda sezione arcade del gioco. E anche lì ci sarà un po' da discutere, in effetti, perché è una cosa molto particolare che poi metteremo bene in risalto e analizzeremo bene. Ok, popolo di YouTube, io vi saluto e direi che ci vediamo la prossima settimana, tanto dovremmo uscire a registrare per la prossima settimana la prossima puntata. Sì, torniamo presto, quindi va bene. Ok, ci vediamo presto allora. Ciao ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.